Dite la verità, non avete mai conosciuto un gastronomo. Il gastronomo ha profonda comprensione del valore del cibo e del suo ruolo importante nel creare e modellare la società, perché è in grado di unire le più diverse culture. Mi chiamo Giovanni e sono un giornalista enogastronomico, in continuo movimento per lo stivale e per il mondo. In ogni puntata vi condurrò alla scoperta dei veri sapori dell'isola di Mauritius. Siete pronti? Si parte! Da uno dei luoghi più caratteristici dell'isola, le Terre Colorate, vi condurrò attraverso il mondo della vaniglia mauritiana. Qui la chiamano Bubu, è la vaniglia dell'isola di Mauritius, utilizzata nell'aromatizzazione del tè, a quella del rum, fino in cucina, con il vanilla chicken che adesso andremo a provare. Guardate che meraviglia! Ha note aromatiche simili a quelle della vaniglia di Tahiti, odore spiccato di fiore, soave e che ricorda l'anice. Eccoci qui a tavola con il vanilla chicken. Siamo con Christopher, chef e membro della famiglia Gambù. Siamo nella sua casa coloniale. Christopher, quando hai inventato questa ricetta? Perché questa ricetta l'hai inventata tu. Il percorso gastronomico di Mauritius continua nelle sue vie del tè. Nella piantagione abbiamo trovato Nati Kali, mauritiana doc e raccoglitrice da oltre 50 anni. Questa è la piantagione del tè di Bouachery, un luogo che molti viaggiatori definiscono magico. Siamo finalmente arrivati a una delle table d'hôte dell'isola di Mauritius. Sono le locande più vere e tipiche delle famiglie mauritiane. Ragazzi, c'è dello spezzatino di cervo della collina qui di fianco, speziato al curry. Ovviamente, durante il pranzo, l'immancabile rum. Quindi abbiamo 6-7 varianti differenti. Il rum arriva nella casa pronto e dalla famiglia viene speziato con vaniglia, caffè, tamarì e altre spezie. Imperdibile il mercato di Good Lands, dove conoscere i produttori e avvicinarsi alla più autentica vita dell'isola. Ci accompagna Fabio De Poli, 46 anni, di cui 23 passati fuori dall'Italia, lavorando nelle cucine di Mezzomondo. Questo è il, lo conoscete sicuramente, sì. È lo zenzero. Sì. Ah. Okay. E questi cosa sono invece? Allora, queste sono le, queste le prendiamo anche. Queste sono, si chiamano shushu. Ah, le shushu, ok. Il mercato di Goodlands è affollatissimo. Siamo pronti per la battuta di pesca oggi in Mauritius. Andiamo. Il mare che bagna l'isola è popolato anche da squali di ogni specie, pescivela, barracuda, tonni bianchi e dalla pinna gialla. E durante il periodo che va da ottobre ad aprile, numerosi sono i wahoo e i dorados. Eravamo vicinissimi ad un barracuda, ma era troppo forte e ha distrutto la lenza del pescatore. Riproviamo. Il pesce pulito e, come cucina mauritiana comanda, la speziatura.